Ciao a tutti, buongiorno, sono Luigi. Oggi siamo qua sulle Langhe T6. Dopo quella preview, quell'anteprima che abbiamo fatto una settimana fa, siamo qui per mostrarvi gli interni della barca e farvi vedere tante chicche e tante cose che vi stupiranno per quello che è stato il lavoro non solo di design, non solo estetica degli interni, ma anche per delle soluzioni tecniche sulle quali il cantiere, l'ufficio tecnico di Elan, ha certamente lavorato con molta attenzione. Partiamo un po' innanzitutto dal layout. Noi siamo nella dinette, abbiamo la cucina spostata verso prua e la zona giorno, che è poi la zona che vive di più, invece vicino all'ingresso. Poi un layout classico con due cabine a poppa e una cabina a prua. Partiamo dalla dinette. La dinette, quello che vediamo qui è che abbiamo una dinette super comoda con quello che è un tavolino in questo momento messo in posizione bassa come tavolino per il caffè, perché un pomeriggio magari voglio prendere il caffè e non ho bisogno del tavolo grande, ma quando poi decido che è arrivata ora di cena e che devo pensare a mangiare, lo sollevo. Lo sblocco e lo apro. E voilà, una persona, due persone, tre persone. E la cosa bella è che ho due sedie, o posso averne anche di più, tre sedie, una da mettere, una qua, una vicino. Sono delle sedie tra l'altro comodissime, molto belle di design. Sedie che poi posso usare anche sulla spiaggetta fuori. La sera le porto fuori, le posso mettere, usare per avere delle sedute addizionali e che hanno, vi mostro, che hanno il loro posto perché vengono riposte dentro l'armadietto. Lì ce n'è una che abbiamo lasciato legata dentro per farvi vedere che appunto hanno il loro stivaggio dedicato. Quindi le posso tirare fuori, le uso come abbiamo visto per le sedute sul tavolo oppure le posso usare anche esternamente. Spostandoci dall'altra parte della dinette, quello che vi voglio mostrare è la televisione. Vedete, dov'è la televisione? La televisione è nascosta, perché chiaramente quando non la vedo la televisione, anche a casa mia io la tengo nascosta, non voglio vederla, non ce l'ho in salotto, però quando voglio vedere qualcosa non devo far altro che usare questo telecomando e voilà. La possibilità anche di sto cucinando, voglio vedere la televisione, sto in dinette e voglio vedere la televisione, posso chiaramente farla ruotare e poi quando ho finito di guardarla la rifaccio sparire. Un'altra cosa che ci stupisce su questa barca è la quantità di stipetti. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E la cosa bella è che poi quando li apro c'è anche sono ammortizzati, quindi non è che mi cadono, ma pistone ammortizza la caduta, quindi avranno anche una durata più lunga nel tempo. E la cosa poi dove si vede il design di Porsche è certamente questa finitura del cellino che ha una carenatura che ricorda un po' le auto, no? Che sono famose in tutto il mondo e che è certamente unica su una barca di questa dimensione. E vedete qua che bella questa finitura, veramente vi dà qualcosa di unico. Venendo alla cucina, come abbiamo detto, la cucina spostata verso prua, abbiamo un doppio lavello e abbiamo lo spazio per riporre. Quindi non so mai dove metterli, c'ho il posto dove riporli, li metto qua e quando non li uso, se voglio piano di lavoro, chiudo i miei lavelli, se ho bisogno di usare i lavelli, c'ho il posto dedicato. E anche questo chiaramente vuol dire avere un'attenzione, aver studiato i particolari e aver pensato un po' a tutto quelle che sono le esigenze quando si è a bordo. Molto belli
gli interruttori delle luci, veramente discreti. Questo è tutto un pannello che è stato premiato al Dame qualche anno fa, che adesso viene utilizzato da Hella su tutte le barche. E vediamo che abbiamo un frigo molto grande, la possibilità di avere un secondo frigo o freezer a scelta, qua è stato messo un freezer, forno anche questo molto grande, e poi se voglio forno a microonde, non devo fare altro che farlo emergere e così facendo abbiamo anche il forno a microonde. Questa è un'altra idea che vi dà di quanto il cantiere abbia lavorato, perché alla fine questo crea uno spazio morto, perché qua in cucina c'è il fornello. C'hai lo spazio per il frigo, c'hai il fornello, il spazio di stivaggio con qua la possibilità di mettere le posate, ma alla fine questo era un angolo assolutamente perso. E per non perdere questo spazio, il cantiere ha creato questo sistema per avere il forno a microonde che anche qua, quando non lo usi, lo tieni nascosto e puoi usare il piano di lavoro e quando invece lo devi usare, lo tiri fuori. E lo puoi utilizzare tranquillamente. E questo dà ancora una volta l'idea dell'attenzione ai particolari dell'ingegnerizzazione di questa barca, non solo estetica, come abbiamo visto queste curve, ma anche proprio di dettaglio dei particolari della vita a bordo, perché sembrano cose piccole, però vi assicuro che avere lo spazio dove mettere una copertura dei ravelli o non perdere un volume, perché poi se io voglio il forno a microonde lo posso anche mettere qua sopra, ma se lo metto qua sopra ho perso lo spazio dentro, ho perso lo spazio fuori. Guardate anche qui, altro spazio per riporre i barattoli, perché qua ci posso mettere il sale, ci posso mettere lo zucchero, ci posso mettere quello che mi serve per cucinare. E devo dire che la cucina veramente è spaziosa in navigazione, posso cucinare tranquillamente perché mi appoggio da una parte o dall'altra mentre sto cucinando e c'è uno spazio molto grande per lavare i piatti perché avendo due vasche, avendo lo spazio per appoggiare le cose e anche qua c'ho altro spazio per i miei barattoli se devo mettere chiaramente dei barattoli da tenere vicino. Ma con la dinette più o meno abbiamo finito, abbiamo visto la dimensione delle sedute, ah sì, un'altra cosa che vi posso dire, questo poi lo troviamo un po' su tutte le barche di Elan, è il carteggio che chiaramente come su tutti gli Elan è basculante, quindi ho il mio spazio dove mettermi la sera a controllare se voglio col mio iPad dove andare il giorno dopo. Ma spostiamoci, anzi, prima di spostarci, scusate, guardate che belli che sono anche questi oblò da cui si vede fuori, che danno luce, danno luminosità e certamente, soprattutto quello più grande, sono asimmetrici, ma questo qua a sinistra, sulla fiancata, veramente dà un effetto a tutto l'ambiente interno, anche questo contribuisce a dare un effetto di unicità a questo interno. Ma spostiamoci un attimo nelle cabine, nei bagni, dove anche scopriremo delle cose a dir poco interessanti. Andiamo prima nelle cabine di poppa. Dopo aver visto la dinette, che ci ha stupito per la sua dimensione, dopo aver visto come il tavolo da tavolino da caffè diventa un vero tavolo per la cena, per il pranzo, dopo aver visto la quantità di stipetti, lo spazio per le chiusure del lavello, lo spazio per il microonde, il doppio frigo, aver visto quante soluzioni la televisione, qualcosa di eccezionale, e dopo aver notato anche l'estetica, no? Con questa carenatura del cellino, che anche questo è qualcosa di unico, andiamo a vedere un attimo le cabine di poppa, layout classico con le due cabine a poppa e una cabina a prua. Entriamo in una cabina. Lo spazio è bello ampio, si passa senza problemi. Abbiamo chiaramente bel mobile finito con appendiabiti e lo spazio per stivare le proprie cose. Abbiamo un letto che è veramente comodo e la cosa bella è che qua io mi posso mettere tranquillamente, appoggiare, c'ho la mia luce e posso volendo leggere un libro, leggere un giornale in pieno relax. Apro un oblò là sopra, quindi il caldo va fuori, apro un oblò qua, c'ho luce perché c'ho anche un oblò a scafo qua dietro e c'ho la lucetta di lettura. Quindi
Quindi direi che oltre ad avere un letto comodo, ho certamente anche la possibilità, volendo, di mettermi in disparte e in un mio angolo e appunto dedicarmi alla lettura di un sano libro. Vista la cabina di poppa, l'altra cabina è chiaramente uguale, anche di là ti puoi appoggiare, ti puoi sedere, ti puoi mettere a leggere un libro. Entriamo nel bagno che serve le due cabine di poppa. Ci stupisce la dimensione della tazza, che è molto grande. Le dimensioni, gli spazi per muoversi sono ottimi, mi riesco a girare senza problemi. L'altezza è anche questa, direi, super, perché io sono 1,83 m, quindi qua vuol dire che ho 2 metri d'altezza. Lavandino comodo, lo specchio è bello grande e se vado nella doccia c'è tutto lo spazio che mi serve per lavarmi senza nessun problema. Riesco tranquillamente a muovermi anche dentro la doccia. Questa marca c'ha due bagni e due box doccia, con anche, possiamo vederlo poi, la seggiolina se mi voglio lavare seduto in legno. Legno qua, legno sotto i miei piedi e legno anche in bagno. Bagno veramente molto rifinito e molto comodo e WC elettrico con acqua dolce, quindi non ho neanche odore. Ci siamo, vi faccio notare anche la finezza di avere tutta la porta rifinita con l'ammortizzatore, in modo che non abbiamo quando andiamo a motore quei rumori, trrr, trrr, no, perché è tutta ammortizzata, e ammortizzata anche la chiusura con questa cinghia, in modo che quando tu l'apri lei si blocchi e non vada a sbattere dall'altra parte. Come ho detto, sono tante piccole finezze che fanno di questa barca veramente qualcosa di unico, qualcosa al top, sia dal punto di vista estetico, ve lo ripeto, perché d'altra parte abbiamo FA Porsche che ha collaborato con Elan, sia dal punto di vista ingegneristico, per tutte queste cose che sono state sviluppate dall'ufficio tecnico di Elan, che è sempre stata all'avanguardia nella scelta e nell'innovazione per tutte le barche in questi ultimi 20 anni. Ma andiamo a vedere la cabina di prua e il bagno della cabina di prua. La cabina di prua è bella grande, c'è un letto matrimoniale a isola. Quindi quando dormo posso scendere da una parte e scendere dall'altra senza nessun problema. La quantità degli armadi è eccellente perché abbiamo spazio qua con un grossissimo armadio di qua e appendiabiti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stipetti e spazio anche sotto il letto perché se vado ad aprire qui vedo che trovo ancora spazio di stivaggio. Quindi spazio devo dire che assolutamente non manca spazio per cambiarmi e neanche nella luce, perché poi adesso abbiamo le tendine chiuse, ma abbiamo anche qua due finestroni sullo scafo e anche l'aria, perché ho un oblò apribile e ho il passo d'uomo grande sopra la mia testa. Quindi alla fine ho una cabina armatoriale certamente super vivibile. Andiamo a vedere il bagno dell'armatore. Anche questo bagno è super spazioso, super grande. L'altezza c'è, lo spazio per muovermi quando sono in bagno c'è, se mi devo sedere c'è tutto lo spazio che mi serve. Il lavabo è molto bello, guardate che bella finitura. Ho lo spazio per le mie cose, spazzolini da denti, dentifricio, schiuma da barba, tutto lo spazio che voglio. Specchio super grande, bello bello. E box doccia, anche questo, con poi la sua chiusura. E anche qui c'è tutto lo spazio che mi serve per lavarmi. Io sono comunque una persona da 1,83 m, 1,84 m, ho l'altezza, riesco a lavarmi con una doccia come a casa. Ho anche qua la possibilità, se voglio, di sedermi. Chiaramente c'è il box per chiudere, quindi direi che anche questo bagno non è vivibile, ma più che vivibile, c'è tutti gli spazi che servono per dare il comfort a bordo all'armatore. Prima di salutarvi, vi voglio far vedere questo pannello che è stato premiato al Dame qualche anno fa, che è stato sviluppato sempre su indicazione dell'ufficio tecnico di Elan, e con chiaramente la pulizia e l'organizzazione di quelli che sono tutti gli impianti, che certamente vi dà un'idea anche qua della cura, dell'attenzione nella costruzione di questa barca. Ma con questo possiamo dire che abbiamo avuto un'idea e spero di avervi fatto vedere e sentire questi interni che sono certamente essenziali, eleganti. Ah, un'altra cosa che dimenticavo, abbiamo una barca con l'albero passante e non abbiamo visto l'albero.
L'albero c'è perché qua dentro è nascosto, qua dietro ci arrivi dal bagno e ci arrivi da qua, però è stato completamente nascosto. E questa è una cosa che dal punto di vista estetico dà tutto un altro effetto, perché chiaramente avere o il puntello se l'albero è poggiato o l'albero che passa con tutta questa finitura in legno certamente non sarebbe una cosa piacevole. Così noi non la vediamo, è nascosta e l'effetto è certamente, direi, al top, perché appunto non viene rotta la linearità del mobilio, non viene rotta la linearità di questa carenatura che abbiamo vista prima, e non viene rotta né per quanto riguarda le linee del disegno né per quanto riguarda il colore, perché avere un albero o un puntello in alluminio o in acciaio oppure in carbonio rispetto al gioco tra il bianco e il colore del legno sarebbe stato un peccato. Stavo dicendo, spero di avervi fatto sentire questi interni, di avervi fatto capire che tante cose sono state disegnate, pensate, studiate, di avervi fatto capire che veramente lo spazio per vivere a bordo, in cabina di poppa, in cabina di prua, nei bagni, in dinette, c'è in maniera confortevole, senza nessuna limitazione, e di avervi fatto capire, e avervi fatto anche toccare e assaporare quella che è la qualità di questa barca, qualità della finitura, qualità nelle soluzioni, qualità nella estetica e nelle scelte generali del disegno. Devo dire quindi brava Elan, bravo l'ufficio tecnico di Elan, l'R&D con cui lavoriamo da 20 anni, bravo Anfri, bravo soprattutto per quanto riguarda gli interni, lo studio FA Porsche Design che ci ha dato questa chicca. Continuate a seguirci, vi ricordo che c'è un video di anteprima e c'è anche un video sugli esterni, con cui potete scoprire, e poi prossimamente andremo anche a provarla. Iscrivetevi al canale e continuate a darci il like. Ciao!